Allora, siamo pronti a cominciare con le vostre domande. Mi sembra di aver intraletto prima, adesso non riesco. Eh sì, ho visto che ha scritto, però era qui le scritte si susseguono in continuazione. Non so se parlava di forme di vita al di fuori del pianeta Terra. Su questo punto, ecco, le opinioni degli autori sono controverse. C'è chi dice di sì e c'è chi dice di no. Non siamo. Come dire, ognuna di queste cose ha la sua ragione, insomma, quindi è un tema in cui la Chiesa non si è mai formulata, quindi si è liberi di avere una propria opinione, insomma, no? Ci sono stati insigni personaggi che hanno detto di pare che il nostro Signore ha creato tutto l'altro universo soltanto per noi. L'universo è molto grande, d'accordo? Noi si sono arrivati a milioni di anni luce, ma sappiamo che recentemente gli scienziati affermano l'esistenza di molteplici galassie, solo la nostra galassia è talmente grande, insomma, che è impossibile percorrerla tutta. Quindi, io personalmente non escluderei affatto che ci fossero altre forme intelligenti di vita nell'universo, insomma, non ci troverei assolutamente nulla di strano. Ovviamente niente a che fare con i marziani, con ET o roba di questo genere. Fabio Alpenlibe dice: proprio necessaria la messa quotidiana. Beh, necessaria dipende cosa si intende con questo termine, d'accordo? Quindi se fosse proprio necessaria sarebbe stata comandata sotto pena di peccato mortale come la messa domenicale. La messa quotidiana è una raccomandazione ed è anche un dono che il Signore fa ed è anche un'esigenza che poi arrivati, se si vuole diventare intimi del Signore, si avverte e si sente, insomma, no? Sappiamo, ecco, da alcune fonti che anticamente i nostri padri nella fede, i primi cristiani, quando pregavano dacci oggi il nostro pane quotidiano, intendevano riferirsi sempre in primis all'Eucaristia. Ecco, perché facevano questa considerazione. Io mangio tutti i giorni, e la mia anima, il cui cibo è l'Eucaristia, ti pare che non mangi tutti i giorni? Queste sono considerazioni che ovviamente si offrono anche alla nostra intelligenza e alla nostra sensibilità. La messa quotidiana è una realtà che va evidentemente anzitutto apprezzata e poi maturata e poi eventualmente vissuta. E certamente è non raccomandata di più. Ecco, io personalmente dobbiamo essere sempre uniti alla Divina Volontà, per cui se il nostro Signore mi dovesse togliere la messa, sia fatta la sua volontà. Certo sarebbe una delle cose più brutte che mi potrebbe capitare in vita. Io dopodomani, così. Cominciamo a festeggiare, sono 15 anni di sacerdozio, la messa non l'ho saltata mai e per quanto sta in me non salterò, a meno che non mi impazzisca, una sola celebrazione possibile di Santa Messa, ma non perché sono bravo o virtuoso, perché io sinceramente non potrei vivere senza celebrare la Santa Messa, che è uno dei doni più grandi che il Signore possa fare ad un essere umano. Claudia Zazzeri chiede: Ave Maria, vorrei sapere se conosce il concetto teologico di divina umanità nel pensiero di Solovieva, Bulgakov, ripreso ed elaborato dal cardinale Spitlik e da padre Rupnik. Mi dispiace Claudia, ma questa roba non l'ho mai sentita nominare, quindi mi perdoni l'ignoranza, ma non la posso aiutare. Questa non è come. Allora, D'Agostino del Sacrosanto Concilio spiega che nelle liturgie sono elementi immutabili ed altri modificabili. Quali sono modificabili e fino a che punto? Nel rito è modificabile tutto, d'accordo? Quindi, salvo evidentemente la sostanza di ogni rito, perché la messa, il culmine, la sostanza di ogni rito è la formula sacramentale, d'accordo? Per cui nella confessione la formula sacramentale è Ecco te absolvo peccatis tuis in nomine Patris et Filii e Spiritus Sancti. Nel battesimo è Ecco te baptizzo in nomine Patris et Filii e Spiritus Sancti. Nella Santa Messa hoc est enim corpus meum et hic est enim calix sanguinis mei. Quindi tutto quello che sta intorno a queste cose, come dire, è opera umana, nel senso che la Chiesa, gli uomini di Chiesa, coloro che governano la Chiesa, organizzano poi una struttura, diciamo così, rituale più o meno elaborata, a seconda
Questo chiaramente delle sensibilità dei tempi. Ora, per esempio, io sono un estimatore anche della Santa Messa, per esempio, in rito antico. Non sono fissato o tradizionalista, d'accordo? Perché celebro tutti i giorni la messa felicemente nuova e con devozione, con amore e con frutto. Ma so celebrare la messa antica e la celebro se è possibile, quando è possibile. Tuttavia, le fonti che noi abbiamo alle primissime tradizioni di celebrazione di Santa Messa ci dicono una struttura della Santa Messa ancora più semplificata della Messa Nuova. Tant'è vero che i primi cristiani, penso che tutti sappiano, chiamavano l'Eucaristia la fractio panis, cioè era proprio ridotta all'essenziale, essenziale, essenziale, ed era messa e comunione, non meno messa e comunione di oggi. Io ritengo, guardate figlioli miei cari, qui su questo ci sono dispute, cose, impicci di vario genere. Certamente la dignità dei riti, il buon Benedetto XVI si è sgolato raccomandando l'ars celebrandi, per carità, e anche l'ars partecipandi, io oserei dire, no? Perché anche chi partecipa alla liturgia deve farlo come vuole il Concilio, appunto con una partecipazione piena attiva e consapevole. Però la cosa fondamentale di queste cose non è l'esterno, l'involucro, è il cuore. Quindi è come uno vive la liturgia e i sacramenti, come uno ci partecipa interiormente. Antico, nuovo, i riti nella Chiesa sono multiformi, c'è il rito ambrosiano, c'è il rito, come si chiama, bizantino, mozarabico, ce ne sono una montagna. Non sono tanto importanti queste cose qui, a mio modestissimo avviso. È importante sempre la sostanza e soprattutto il modo con cui ci si avvicina e si vivono i sacramenti. Quello che è mutabile è la sostanza di ogni sacramento. I sacramenti sono sette, e in ogni sacramento, perché un sacramento sia quale, c'è una materia, una forma. Quindi il battesimo si fa con l'acqua, l'eucaristia si fa con il pane azimo e il vino di vite, e l'unzione degli infermi si dà con l'olio d'oliva, non con l'olio di semi o con l'olio di girasole, eccetera, eccetera. Ecco, e poi una formula, d'accordo? Ecco, una formula dove c'è proprio il contenuto, ciò che si trasmette attraverso il sacramento. Il resto è mutabile e non bisogna fare tragedie greche, a mio avviso, quando muta qualcosa, insomma. Aristi 81, la mia domanda è questa: se Dio ama tutti, perché non concede a tutti nella stessa misura doni di bellezza, intelligenza o altro? Le creature che Dio crea sono variegate, d'accordo? E Dio distribuisce doni e varie sfaccettatura di bellezza, di bontà e di altro secondo i suoi disegni. Noi non possiamo andare ad indagare, quindi la diversità non è segno di differenza di amore. Non è che un tulipano deve pensare di essere più amato dal Signore di uno stelo d'erba, ecco, perché ciascuno nella creazione sappiamo benissimo che tutte le creature hanno un proprio posto e una propria funzione nell'ordine del cosmo. Stessa cosa vale per le creature intelligenti, solo che è più facile vederlo nelle cose create immateriali che non nelle cose create razionali. Ma una creatura poco intelligente rispetto a un Einstein ha un suo ruolo insostituibile nella storia umana, e datogli dalla Santissima Trinità, e quello deve compiere e deve fare. Quindi non si tratta di una disparità di amore, ecco, si tratta semplicemente di una differenziazione utile all'ordine che in Dio è presente in grado sommo. Giussi Cassarino dice: buonasera Don Leonardo, ieri sera riflettevo sulla vita nella divina volontà e mi chiedevo se appena moriamo e lasciamo la vita terrena, Dio ci restituisce automaticamente la vita nella divina volontà. Allora, bisogna vedere. Allora, il regno della divina volontà significa fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Quindi è evidente che in cielo la divina volontà regna, in cielo non c'è altro che la divina volontà, d'accordo? Ecco, quindi sotto questo punto di vista è evidente che chiunque accede al paradiso, quindi non è che quando uno muore e lascia la vita terrena va direttamente in paradiso, ma in paradiso la divina volontà regna. Ecco, però se si intende con divina volontà quella modalità particolare, ecco, di vivere e di muoversi dentro di essa che Gesù ha dettagliatamente spiegato alla serva di Dio Luisa Piccarreta, che comporta tutta una serie di esercizi interiori. Gesù stesso ci dice che in paradiso,
come dire, si vive il riverbero degli atti compiuti nel divin volere, perché gli stessi beati del cielo ne godono. Questo lo dice tantissime volte, perché la divina volontà regna in paradiso, nel senso che tutti quelli che ci stanno l'hanno fatta e la fanno, d'accordo? E adesso sono uniti. Ecco, però esserci in quel particolare modo, questa è ovviamente la sede, chi vuole approfondire deve ascoltare le catechesi che ho fatto, leggere gli scritti di Luisa o rivolgersi ad altri autorevoli sacerdoti che hanno parlato di queste cose. E quella è qualche cosa che bisogna accoglierlo e viverlo fin da adesso, insomma, no? Ecco, quindi non possiamo, non sembra potersi parlare in questo senso di automatismo, almeno in base a quello che sembra trasparire dagli scritti di Luisa. Claudio Zazzari, se sì, cosa ne pensa riguardo la divina volontà, la somiglianza con questi concetti? Questo credo che fosse il seguito di quella domanda a cui non so rispondere. Lucia Franco, mi può spiegare la numerologia che si riscontra nel Vangelo nella Bibbia? Questo è un discorso assolutamente non fattibile in questa sede, perché è un discorso molto, molto, molto ampio, perché nell'ebraismo, e non solo nell'ebraismo, i numeri hanno tutti quanti un significato particolare, insomma, no? E certamente è un significato di cui Dio tiene conto, tiene atto, cioè non è un caso che sono state fatte cinque piaghe sul corpo di Gesù. Non è un caso che furono moltiplicati 5 pani e 2 pesci, quindi il numero 7 è un numero di perfezione, un numero 10, come sono i 10 comandamenti, è un numero di totalità, il numero 4 lo stesso numero di totalità perché indica punti cardinali, il numero 3 sappiamo anche noi è il numero perfetto, quindi però ecco, approfondire in questa sede, a parte il fatto che non ho la competenza, conosco il valore simbolico di alcuni numeri utilizzati nella Bibbia, anche quelli che sono i testimoni di Geova, insomma, 144.000 eletti non sono 144.000 di numero, 144.000 sono 12 come gli apostoli, 12, quindi 12 i figli di Isacco, i figli di Giacobbe, 12 gli apostoli, quindi il popolo dell'antica alleanza, il popolo della nuova alleanza, per 1000 è 10 al cubo, quindi la perfezione del numero della totalità. Quindi i 144.000 sono la totalità di coloro che costituiranno il popolo eletto nella Gerusalemme celeste, quindi tutti i salvati della storia, ma non 144.000 di numeri. Ecco, questo tanto per dare un accenno, però non si può approfondire più di tanto in questa sede questo discorso. Stasera il telefono mi urta che non mi fa scorrere decentemente le domande, mi si impalla. Allora, ok, gli urlei, o è meglio prima cercare di fare in tutto la santa volontà e poi cercare di vivere il dono della divina volontà? Purtroppo non sono cercare. Allora, la divina volontà bisogna assolutamente farla, d'accordo? Quello è sempre un passaggio preliminare, ecco. Oltre che farla, si può anche viverla nel modo in cui e la serva di Dio Luisa Piccarreta spiega e a cui ho già rimandato. Caro padre, cosa ne pensi dell'omeopatia e dell'uso delle medicine alternative? Buono usarlo oppure no? Io non ho nulla da pensare su questo argomento perché non sono un esperto in merito. So che autorevoli esorcisti, non uno solo, ma più di qualcuno, sconsiglia vivamente il ricorso a queste pratiche. Quindi la Chiesa non ha posizioni ufficiali. E se ci si fida del parere di questi autorevoli esorcisti, è bene starne alla larga. Se non ci si fida del parere di questi autorevoli esorcisti, si faccia pure. Posso dire che io personalmente mi fiderei, insomma, perché ecco, è preferibile risparmiarsi un guaio possibile, ecco, come dire, non risparmiarsi nessun guaio per l'eccesso di zelo di aver risparmiato un possibile guaio. Spero di essere stato chiaro, insomma, no? Fabio Alpellibe, si è più potenti della Magna con la messa quotidiana. Questo è evidente, questo qui, con la messa e la comunione quotidiana. Premesso che il diavolo non bisogna ascoltare, non bisogna dargli retta, ecco, anche se ogni tanto pare che dica qualcosa di vero, io lessi tanti anni fa, sempre su un bel testo, che
Il diavolo disse che non poteva fare male rilevante, attenzione, quindi non niente, ma male rilevante solo a chi va a messa tutti i giorni e fa la comunione tutti i giorni e recita il rosario intero tutti i giorni. Quindi per essere al riparo da mali rilevanti, quindi non da tutto, fatti dal diavolo, secondo quello che il diavolo avrebbe confessato, ci metto sempre a condizionale, ci vuole questo alto tasso di preghiera. Per chi crede all'apparizione di Medjugorje saprà che tra le cose che la Madonna Medjugorje avrebbe chiesto, anche qui per rispetto della Chiesa uso il tempo condizionale, e ci sono la messa, la comunione e il rosario intero quotidiano. Felice Papalia scrive: buonasera, Donato, vorrei chiedere se esistono sul web catechesi per conoscere quali sono i modi corretti per vivere liturgicamente la Santa Messa all'unisono con gli altri fedeli. Non lo so, però su questo ci sono, basta l'osservanza delle norme liturgiche, quindi non è tanto difficile. Le norme liturgiche attuali, penso che tutti quanti sappiano, insomma, si sta in piedi all'inizio della Messa, si sta seduti durante l'ascolto della parola di Dio e durante l'omelia, ci si alza durante il Vangelo, durante il Credo, la preghiera dei fedeli, ci si siede all'offertorio, si sta in piedi durante il prefazio, ci si inginocchia dalla epiclesi fino al mistero della fede, e dopodiché si riceve la comunione secondo le norme in piedi o in ginocchio, in bocca o dove è consentito assumendosi una responsabilità in mano. Si fanno dei momenti liturgici di silenzio, questo però dipende dal celebrante dopo l'omelia e dopo la Santa Comunione, e stop. Quindi queste sono le norme liturgiche secondo la nuova messa, insomma, abbastanza conosciute, insomma, no? E il gatto io che ne pensa dell'apparizione della Madonna di Ischia? Queste non le conosco bene. So che ci sono molte apparizioni mariane. Bisogna sempre avere molto discernimento, però rimando anche quello che ho detto, credo anche in qualche puntata precedente. Ecco, la cosa più importante da curare è la formazione della nostra fede solida in base alla fede divina e cattolica. Ecco, perché un'apparizione, qualunque essa sia, una rivelazione privata, non ha altro compito che approfondire, evidenziare qualche aspetto della rivelazione pubblica oppure portare l'attenzione su qualche cosa che in un certo momento storico sta particolarmente a cuore alla divinità. Però, ecco, anche onde non essere poi portati fuori strada, perché quando un'apparizione ancora non è riconosciuta bisogna accostarvisi con prudenza e sempre con fede umana, ecco, mai ovviamente di altro genere. Per evitare, insomma, di cadere in qualche capitombolo, la cosa più importante da curare, ma questo lo vuole sicuramente anche la Madonna e anche il nostro Signore Gesù Cristo, non ho alcun dubbio, è la conoscenza della fede divina e cattolica, la cui ignoranza, specie quando è colpevole, costituisce peccato. Cioè, il nostro Signore, quando saremo morti, ci chiederà se non abbiamo conosciuto bene le apparizioni di Ischia o di qualche altro posto, ma ci chiederà se abbiamo trascurato di conoscere la fede nella quale siamo stati battezzati ed educati, che è appunto la fede divina e cattolica. Rosario Scapolatiello: padre, se è giusto perché 7 volte al giorno far come far coesistere la comunione frequente senza peccati mortali con la confessione che, seppur frequente, avviene più di rado. Sì, c'è peccato e peccato, no? Quindi il giusto non pecca mortalmente 7 volte al giorno, perché se peccasse mortalmente 7 volte al giorno non sarebbe giusto. Ecco, ci sono una montagna di peccati, allora, ci sono una montagna di peccati che noi ignoriamo di commettere, d'accordo? Non ne siamo consapevoli, li facciamo da un punto di vista oggettivo, ma non sappiamo di commetterli, d'accordo? Perché forse non ci rendiamo neanche conto della loro peccaminosità intrinseca. Ci sono i peccati che commettiamo per debolezza, ci sono i peccati che commettiamo per passione, ci sono i peccati che commettiamo per inavvertenza, quindi ci sono i peccati che commettiamo perché sono proprio connessi alla nostra condizione creaturale e misera, cioè è impossibile, se non ci assiste una grazia del Signore, per esempio, riuscire a fare una preghiera prolungata senza una minima distrazione.
Basta leggere Sant'Alfonso, che chiama la distrazione nella preghiera i peccati veniali inevitabili, d'accordo? Ecco, quindi in questo senso è raccomandata la confessione frequente, perché queste cose non impediscono ovviamente di accostarsi alla Santa Comunione, perché impedisce di accostarsi alla Santa Comunione solo il peccato grave, particolarmente il peccato grave quando diventa mortale, quindi quando è commesso dalla persona con piena avvertenza e deliberato consenso, non i peccati legati alla vita quotidiana, che tra l'altro, insomma, la stessa Eucaristia contribuisce a cancellare e a rimettere. Durante il Padre nostro, le mani aperte deve tenerle soltanto il sacerdote, felice Papa Dia. D'accordo? È vero che in tante liturgie, da tante parti, stanno tutti quanti con le braccia allargate, ma nella liturgia, il sacerdote agisce in persona Cristi e il suo stare con le braccia allargate rappresenta Cristo crocifisso. Anche in base alle norme vigenti, adesso poi bisognerà vedere cosa scrivono sul nuovo Missale che dovrebbe essere non molto lontano la sua uscita, non c'è scritto da nessuna parte che durante il Padre nostro i fedeli debbano stare con le braccia allargate o prendersi per mano gli uni con gli altri. Queste sono varianti, diciamo così, liturgiche, introdotte senza nessuna normatività scritta. Ecco. Quindi non ci sono, insomma, quindi, norme in questo senso. Maria Vittoria di Locca, reverendissimo padre, per vivere nella divina volontà è necessario fare sempre la volontà di Dio. Non sempre è facile, nelle diverse situazioni della vita, anche nelle piccole azioni, capire quale sia la sua volontà. Come fare per discernere? Questo lo scrivo, l'ho spiegato tante volte in tante catechesi che ho fatto, e che bisogna ascoltare. Ecco, il discernimento della volontà di Dio si trova sempre lì dove la nostra coscienza avverte pace e serenità, e ci abbiamo poi i criteri che ci dà Gesù nel Vangelo, tutto ciò che volete che gli uomini facciano a voi, fatelo anche voi a loro, gli insegnamenti stessi che ci dà Gesù nel Vangelo, no? Se qualcuno vi dà uno schiaffo, porgetela l'altra guancia, benedite quelli che vi maledicono, pregate per quelli che vi trattano male, insomma, quindi è chiaro che discernere la volontà di Dio bisogna innanzitutto, per questo che dicevo, la prima cosa da conoscere è la nostra fede divina e cattolica, e la prima cosa da conoscere è il Vangelo. Se no, come facciamo a discernere? Cioè, se io devo discernere quello che vuole qualcuno, quel qualcuno lo devo conoscere, devo ascoltare le manifestazioni di volontà che mi ha rivolto quel qualcuno. E dov'è che ci ha manifestato la sua volontà, nostro Signore? Nel Vangelo. Nel Vangelo e poi nella recezione e nella spiegazione divulgativa del Vangelo e della rivelazione che la Chiesa ha fatto attraverso il Catechismo della Chiesa Cattolica. Che bisogna conoscerlo bene. Se no, non possiamo servire il Signore. Anche se magari ci illudiamo di farlo. Angel Care 17, buonasera Don Leonardo. Cosa bisogna rispondere a coloro che, pur essendo cattolici, affermano che l'utilizzo di immagini sacre sia da condannare definendo l'idolatria? Ma non so come. Bisogna rispondere che non conoscono la fede divina e cattolica, perché c'è un concilio, che è il concilio di Nicea II, nell'ottavo-nono secolo, adesso non ricordo la data. E che è quello che ha condannato l'iconoclastia, questa è un'eresia antichissima, cioè la posizione di coloro che dicevano che chi venera le immagini è idolatra. E il concilio disse: attenzione, è vero che nell'Antico Testamento c'è scritto che non bisogna farsi immagine alcuna di Dio né di ciò che sta nel cielo, ma nell'Antico Testamento Dio non si era ancora fatto carne, d'accordo? Dio si era semplicemente manifestato come l'essere trascendente, io sono colui che sono, e ai tempi della rivelazione dell'Antico Testamento c'erano invece una montagna di religioni pagane, le cananee, che si rappresentavano la divinità in maniera di tutto e di più, chi col sole, chi con gli animali, chi con i serpenti, chi con questo. Allora il fine del Signore è di attenzione, io sono al di sopra di tutte queste cose. Dio non può essere rappresentato con un ente creaturale, col sole, con la luna o con altre cose del genere. E si era manifestato nell'Antico Testamento come uno. Ma quando il Verbo si è fatto carne per mezzo della Vergine Maria e quando ha invitato i santi ad essere altri se stessi, d'accordo? E sono santi altri Gesù, è chiaro che è possibile rappresentare Dio perché Dio si è reso vedere, perché la vita si è fatta visibile, ha detto San Giovanni. Gesù Cristo si vedeva e si toccava e si ascoltava con i sensi. Ecco, la Madonna si vedeva e si ascoltava e si toccava e si ascoltava con i sensi.
così come i santi sono persone in carne ed ossa. Quindi si possono certamente rappresentare immagini che sono degne di venerazione. Ovviamente il culto di adorazione va soltanto a Dio, all'Eucaristia, alla Santa Croce, certamente, e anche al Sacro Cuore di Gesù. Quindi tutto ciò che ha a che fare con Gesù può ricevere il culto di latria, perché Gesù è Dio. Tutto ciò che non ha a che fare direttamente con Gesù, compreso tutto ciò che riguarda la Madonna, può ricevere solo il culto di dulia, cioè non di adorazione ma di venerazione. Per la Madonna la Chiesa specifica che, trattandosi di una venerazione del tutto eminente, perché la Madonna è superiore a tutti i santi, anche se inferiore a Cristo, si parla tecnicamente di culto di iperdulia, cioè di supervenerazione, mai però di adorazione che è dovuta a Dio solo. Scorro. Rosi Biffi, confessarsi oggi divisa è diventata un'impresa impossibile. Preti impegnati materialmente in curie o altro, conventi, capo, domiciotto, aiuti, santuari, senza dato aiuto. Caro Rosi Biffi, io posso dire il contrario, io posso dire che vedere un fedele in confessionale è diventato un pochino difficile, perché qui c'è la situazione che chi ha il pane non ha i denti e chi ha i denti non ha il pane. Io passo regolarmente una parte della giornata in confessionale, perché è mio dovere farlo, ma sarà perché siamo in una piccolissima comunità. Io assicuro, insomma, che la frequenza confessionale non è affatto così, così, capite, così affluente, d'accordo? Quindi, quando io penso a queste cose, dico sì, io ho ascoltato tante lamentele di fedeli che non trovano i confessori, dico, Dico, però, come mai che i fedeli non trovano confessori? Punto interrogativo. Come mai che a volte i sacerdoti che sono molto disponibili per le confessioni non sono chiamati da nessun fedele? Questa è una domanda che io lascerei col punto interrogativo. Capite? Come mai chi c'ha il pane non c'ha i denti e chi c'ha i denti non c'ha il pane? Punto interrogativo. Io lo lascerei con il punto interrogativo, insomma, così tutti quanti è bene che ci pensino un pochino. Sto scorrendo. Ariste 81, ha detto che fra qualche giorno celebrerà l'anniversario della sua ordinazione. Ci può raccontare qualcosa della sua vocazione? Eh sì, ragazzi, c'è una catechesi che è stata da poco caricata su YouTube, che c'è proprio si chiama La testimonianza su Gesù risorto. Un attimino, la scorro e la trovo subito, così chi vuole sapere la storia della mia vocazione andrà subito a vedere. Un attimo soltanto, perché sarebbe un discorso un pochino lungo. Testimonianza su Gesù risorto. Ecco, si trova sul mio canale YouTube, è stato caricato il 23 aprile 2019 alle ore 6:30, una mia vecchia testimonianza su Radio Buon Consiglio, che spiega come attraverso, lo faccio in breve, la sofferenza e la morte, a mio avviso da santo, del mio più caro amico, c'è stato un ripensamento, insomma, della mia esistenza. Io ero super fidanzatissimo e quasi laureato, quindi fermamente deciso a sposarmi e fare una famiglia. Con quello che vidi attraverso l'esperienza di Francesco, che vissi e che sentii, cambiarono gli orizzonti di vita. Io e un altro nostro caro amico comune di Francesco, che lo assistiamo per gli ultimi 2 mesi di vita, vi dico soltanto, siamo diventati io sacerdote e quest'altro mio amico frate. E Francesco dal paradiso prega per noi. Ecco, questa è una sintesi. Chi vuole approfondire, ecco, ascolti quella, vado a sentire quella catechesi che si trova, insomma, sul mio canale YouTube. Maurizia Freguglia. Aveva in paradiso del comune tutti i beati. Ave Maria, in paradiso saremo in comunione con tutti i beati, anche se ognuno avrà un livello diverso di gloria, certamente. In paradiso regna la comunione e il godimento reciproco della gloria accidentale di tutti e di ciascuno. È chiaro che ognuno gode di un grado di gloria personale e propria, distinto, però i beni di tutti sono i beni di tutti gli altri. In paradiso c'è felicità e comunione perfetta.
La Arianna, padre, un consiglio per vivere al meglio questo mese Mariano. Ma ho già detto, il consiglio a mio avviso è duplice, messa triplice. Messa tutti i giorni, rosario tutti i giorni, chi non se la sente di farlo intero, cosa che sarebbe assai meglio, almeno una corona. E poi fare i fioretti. I fioretti del mese di maggio sono una cosa molto gradita alla Madonna. Si chiamano appunto fioretti. Cioè, io suggerisco umilmente, certamente questa è la mia opinione personale, poi non sono dogmi di fede, quindi è un piccolo suggerimento, quindi ognuno ne fa l'uso che meglio crede, ecco, perché non dobbiamo essere, ecco, troppo dogmatici o apodittici. I fioretti sono piccoli sacrifici, piccoli piccoli, ma uno al giorno sarebbe almeno da offrire alla Madonna. Poi più bravi ne offrono due, poi tre, poi quattro, poi cinque. L'importante è che siano cose piccole. Cioè, a mio avviso, in Quaresima è il tempo in cui si danno dei bei giri di vite. Cioè, quindi certamente quando uno fa la scelta di aiutarsi a farsi santificare, perché questa è la mente della Chiesa anche, dai vari tempi liturgici. Perché basterebbe vivere bene i tempi liturgici per diventare dei grandi santi. In Quaresima è tempo di penitenza. Penitenza impegnata. È chiaro che una persona che sta ai primordi della vita interiore non può fare un digiuno di impressionante, no? Però che ognuno dia il massimo di sé, chiaramente chi è un bambino, nella fede ovviamente, dà quello che potrebbe dare un bambino, chi è un adolescente, da quello che potrebbe dare un adolescente, un giovane o un adulto. A maggio invece c'è un altro aspetto, perché a volte fare una cosa piccola, cioè ti va tanto un caffè e tu magari lo prendi generalmente, ti piace, alcuni piace che hanno tanto il caffè amaro, ci metto lo zucchero, a me lo zucchero mi fa schifo, ce lo metti, quindi quel caffè lo offri alla Madonna, lo bevi tu ma lo offri a lei, oppure il contrario, c'è cioè, chi piace tanto il caffè zuccherato che se beve il caffè amaro gli viene il voltastomaco. Prova a farlo, che in un momento che proprio devo un caffè. Dici, ma come, in Quaresima ho fatto i digiuni e mo' per un caffè sto a fare tutta questa tragedia. Sono delle cose differenti, ma queste piccole cose hanno un grande valore agli occhi di Dio, sono molto gradite alla Madonna, la Madonna ne li usa per fare tantissimo bene alle anime e sono anche molto santificanti per noi stessi. Ecco, perché il fioretto ti santifica nelle piccole cose e la santità si vive facendo bene e costantemente le piccole cose, perché la vita raramente ci pone dinanzi grandi cose da compiere. Ecco, generalmente sono una montagna di piccole cose, proprio perché sono piccole, costanti e numerose, sono più difficili perché richiedono impegno, richiedono attenzione continua. Ecco, quindi questo buon allenamento nel mese di maggio io lo consiglio, dato che mi è stato chiesto un consiglio. Questo è un consiglio ovviamente di cui ognuno può farne l'uso che meglio crede, insomma, non è un dogma di fede né un obbligo di nessun genere. È il trionfo de Maria sopra il male. Ok, salve Don Leonardo, se sacerdote può ammettere di dire corpo di Cristo quando la comunione fedele, mio parroco non lo dice mai, rimango sempre con il desiderio di dire Amen, una fedele ignorante. No, perché secondo le norme liturgiche c'è scritto nel Messale Romano, nei libri liturgici, che il sacerdote presenta l'ostia consacrata al fedele, dice il corpo di Cristo, e il fedele risponde Amen. Siccome ci sono molti fedeli che non rispondono Amen, però che ti metti a fare? Non gli dai la comunione? Se uno volesse fare proprio lo scrupoloso, non gli dovrebbe dare la comunione. Perché Amen, cioè, Amen è una risposta importante da parte del fedele. E c'è qualche sacerdote che non dice il corpo di Cristo, che prende e fa il distributore di particole. Non cambia nulla ovviamente, quindi questa è una cosa che ricade sulla responsabilità del sacerdote, non bisogna starsi troppo a... Amen lo dice nel cuore, che chiaramente fa un proprio personale atto di fede nella presenza di Gesù nell'Eucaristia e non ci sono, diciamo, problemi gravi. Ho paura, dico sul serio, che la mente presente della volontà diventi la famosa Inshallah dell'Islam. Loro ad esempio mi sottomettono da cui l'Islam può aiutarmi. Allora, questi discorsi sono discorsi, ripeto, delicati, complessi,
non fattibili anche per rispetto a tutti quanti gli altri? No, queste le domande non possono impiegare, non posso fare una catechesi su una domanda. Ecco, quindi questa è una domanda delicata. Noi sappiamo che non si muove foglia che Dio non voglia, d'accordo? Uno. Questo non significa che non si debba interagire o interfacciarsi con gli eventi e con le cose che capitano. Quindi questa è un'attitudine che si acquisisce con la formazione, con la preghiera, con il discernimento e con tante altre cose e che, ripeto, avendo fatto tante catechesi su questo punto, se ha la pazienza di voler approfondire, perché queste non sono cose che si risolvono in una battuta, cioè non parliamo mai, io questo lo sconsiglio sempre, per slogan o per battute. Io per esempio personalmente lo dico anche a chi ogni tanto fa così, sul mio sito web c'è un numero di telefono, c'è scritto lì sotto, non si risponde a messaggi, WhatsApp o SMS. Non per ragioni di scortesia, ma perché io preferisco sempre parlare con le persone, perché non è possibile tante volte dare risposte secche, dirette, che non siano fuorvianti o equivocabili. Di cose delicate poi si parla soltanto di persona, faccia a faccia. Anche qui dobbiamo avere l'umiltà di stare sottoposti alla sapienza della Chiesa. Se la Chiesa avrebbe detto che la confessione deve essere fatta di persona, è proibito fare la confessione per telefono anche, ci sarà un motivo. Se la direzione spirituale richiede un contatto, ci sarà un motivo. Sono tanti i motivi. Ecco, quindi non è possibile, a volte, cioè, se c'è una domanda morale, mi dice, avere rapporti prematrimoniali è peccato? La risposta è sì, se vuoi sapere solo quello. Solo che se te lo devo spiegare lo dobbiamo articolare un pochino. Ecco, d'accordo? Quindi su alcune tematiche come questo non si può rispondere puffete e puffete, d'accordo? Ecco. Ci vuole un'elaborazione, ecco, che non è detto che si risolva neanche nei termini di un discorso. Ci possono volere catechesi, catechesi, poi preghiere, poi crescita, su crescita, interiorizzazione. Quindi la vita è qualcosa di complesso, di bello, ma di complesso, quindi non è sempre trattabile con battute a botta e risposta, come facciamo, ecco, in questa sede. Raffaella Zanchini, buonasera, domanda, mi può spiegare quale funzione sono ancora attiva nel Ministero di Papa Benedetto XVI, quale merito? Grazie, Dio la benedica. Funzioni attive zero. Funzioni di governo della Santa Madre Chiesa zero. Nessuna. Tra l'altro è anche un pochino particolare perché, a parte il fatto che se anche fosse rimasto cardinale, adesso Papa Benedetto, se fosse tornato ad essere cardinale, supponiamo, insomma, ecco, avendo 90 anni non sarebbe neanche più elettore, quindi sarebbe semplicemente un cardinale, come dire, come cardinali molto molto anziani, che hanno comunque un peso specifico, sono comunque principi della Chiesa, ma non hanno neanche loro più in carica, diciamo così, funzioni di governo, di cooperazione all'attività di governo della Chiesa del Sommo Pontefice. Papa Benedetto XVI, già ai tempi della dimissione, disse, e sta continuando a fare, questo lo può fare fino a quando il nostro Signore non se lo chiamerà, che intendeva rimanere nel cuore della Chiesa, offrire la vita in olocausto e pregare per la Chiesa. Questo è quello che sta facendo. E stop. Certamente se poi qualcuno gli chiede, come recentemente è stato fatto, di dire una parola o di dare un suo contributo su un aspetto e lui lo intenda farlo, lo fa. Ma lo fa, ripeto, senza che un suo intervento abbia, come dire, particolare per specifico, il Papa nella Chiesa è uno, quindi non cominciamo, quindi, ed è il Papa che è attualmente in carica e che sta governando la Chiesa e che è Francesco, o come preferisce qualcuno, Francesco I, insomma, ecco, e basta. Ecco. Scorro Pelagia, come possiamo immaginare la Trinità? Immaginare la Trinità, non è possibile immaginare la Santissima Trinità, anche questo qui. La Santissima Trinità non può essere oggetto di immaginazione, la Santissima Trinità è trascendente, ecco, andare a vedere i miei podcast sulla Santissima Trinità, il mio ebook sulla Santissima Trinità, quello
così catechesi sulla Santissima Trinità, qualche omelia fatta durante la festa della Santissima Trinità per concepire quel poco che la nostra limitatamente può concepire del mistero trinitario, insomma, no? Quindi la trinità delle persone nell'unità della sostanza o dell'essenza. Gesù era Dio, cioè, Gesù è il figlio di Dio fatto uomo, quindi è la seconda persona della Santissima Trinità che ha unito a sé ipostaticamente una natura umana creata per opera dello Spirito Santo nel grembo della Vergine Maria nell'istante stesso del proprio concepimento. E la natura umana di Gesù non ha altra forma di esistenza e di sussistenza se non nella seconda persona della Santissima Trinità. E dal momento dell'incarnazione in poi resterà unita la seconda persona della Santissima Trinità nei secoli dei secoli, cioè non ci sarà mai alcun disgiungimento ipotizzabile tra la seconda persona della Santissima Trinità e la natura umana assunta da essa come creata dallo Spirito Santo nel grembo della Vergine Maria al momento dell'incarnazione. Questo è quello che si può dire. Anna Pandolfi 92 dice: se uno lo fa solo uno durante il giorno e poi legge lettura divina volontà scritti di cielo, mi dispiace Anna Pandolfi, ma non è molto comprensibile. Questo abbiamo già risposto. Giusy Cassarino, volevo chiedere se è vero che ai celiaci non è permesso intraprendere la via del sacerdozio. E mi dispiace, qui bisognerebbe chiedere al mio amico Don Pierpaolo, che è un canonista, ma io non so una cosa di questo genere. Ho una mia idea personale, nel senso che io tanti anni fa, quando ero a Borgo San Michele, un anno invitai Claudia Colla a fare una testimonianza in parrocchia. Claudia Colla è celiaca e va a messa tutti i giorni. Io non avevo l'ostia per i celiaci. Che poi anche lì, cioè, l'ostia per i celiaci, ci sono delle norme molto molto rigorose da un punto di vista canonico, perché se non c'è una minimissima quantità di glutine, ci sono dei dubbi sulla materia proprio della consacrazione, per cui ci sono state date delle norme rigorose dall'autorità della Chiesa per la confezionatura del cosiddetto pane eucaristico per celiaci. Io personalmente sì, certamente, insomma, quella volta Claudio Gol si fece e disse: guardi che io purtroppo non c'ho, mi faccio la comunione tranquillamente. Non è morta, non è successo assolutamente nulla, insomma, quindi non saprei, ecco. Io posso dire, non conosco bene questa malattia, a sentimento posso dire che non mi farei un grande problema, insomma, perché certamente sì, è vero che l'ostia è consacrata. Comunque gli accidenti rimangono quelli del pane, il sapore rimane quello del pane. Però, ecco, è sempre il corpo di Cristo, insomma, no? Franca Pettinati, rosario intero comprendo anche le litanie. Io in genere non le faccio male. Le litanie non sono parte, come dire, integrativa, essenziale del rosario, sono una parte, come dire, accidentale, complementare del Santo Rosario, non obbligatoria, ma facoltativa. Per cui sono a discrezione di chi lo recita. Fabrizia Magni, salve, mi hanno chiesto se guarda una confessione al telefono e non ho saputo rispondere. Ho già risposto, ho già detto che non si può né il sacramento della confessione né altri sacramenti essere amministrati telefonicamente o con i mezzi moderni. Irene Fontana 76, può spiegarmi la differenza tra anima e spirito? Allora, questa è una differenza che è propria, diciamo così, della antropologia orientale. Gli occidentali, San Tommaso d'Aquino ne è l'emblema, distinguono tra la parte inferiore e la parte superiore dell'anima. La parte superiore dell'anima corrisponderebbe più o meno allo spirito, e nella parte superiore dell'anima risiederebbero appunto quelle che si chiamano le facoltà spirituali dell'uomo, che sono appunto l'intelletto, la volontà e la memoria. E gli orientali invece non distinguono tra parte superiore e parte inferiore dell'anima, ma distinguono tra corpo, anima e spirito. Ce n'è un eco anche in una lettera paolina del Nuovo Testamento
Mi sembra che sia, non mi ricordo se Colossesi o Filippesi, tutto quello che è vostro spirito, anima e corpo si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. In questo caso con anima si intende la parte sensitiva, quindi quella che ci accomuna con gli animali. Il nome animali deriva appunto dalla considerazione di questa parte dell'anima, che per gli orientali è l'anima tout court, diciamo così, dove si trovano le passioni, le emozioni, i sentimenti. Gli animali non le condividono, gli animali hanno paura, gli animali si affezionano, gli animali provano piacere, provano dolore, sentono desideri, sentono ripugnanze, eccetera, eccetera, si arrabbiano. Ecco. Quindi questa sarebbe l'anima per i greci. Per noi occidentali questa è la parte inferiore dell'anima, mentre lo spirito sarebbe la parte superiore dell'anima, quella dove interviene la mano creativa diretta di Dio e a cui accedono appunto come facoltà l'intelletto, la memoria e la volontà. 71 Ilari, mi può chiarire il perché durante la preghiera o dopo aver ricevuto l'Eucaristia può succedere di piangere? Questo sono tanti motivi, sono, cioè, questo può dipendere da uno stato, cominciamo dalle spiegazioni naturali, da uno stato psicologico o emotivo della persona, causato dalle più multiformi situazioni. Oppure può essere, se è un pianto, come dire, chiamiamolo religioso, ecco, un pianto derivante dall'ardore della carità, oppure un pianto di pentimento, oppure un pianto di struggimento, sono varie situazioni interiori, buone, queste sono tante cose buone, un pianto di compassione per i dolori di Gesù, un pianto di commozione per l'amore di Gesù, che si fa nostro cibo, che scende dentro la nostra anima. Quindi queste sono tutte tante cose di per sé buone. È chiaro che il diretto interessato deve fare un discernimento, eventualmente, se vuole capirci un po' meglio, raccontare bene che cosa vive, che cosa accade, e soprattutto le motivazioni per cui avverte questi fenomeni, onde poter fare un discernimento anche con chi ha cura e di quest'anima. Ci si può fondere sempre anche con Maria Santissima, soprattutto quando si vuole fare la consacrazione tutto stesso. Evidentemente sì, la fusione con Maria Santissima è cosa assai desiderabile e auspicabile, ed è del tutto, come dire, analoga alla fusione con la Divina Volontà, perché la Madonna non ha avuto altra vita se non quella della Divina Volontà. Fabio Alpenlibe dice: i peccati vengono cancellati durante la Santa Messa. I peccati veniali vengono rimessi, insegna la Chiesa, dalla comunione sacramentale, che cancella i peccati quotidiani, non semplicemente la Santa Messa. E il gatto Io dice: se usufruisco di un'indulgenza per un defunto, seguendo le regole della Chiesa, quell'anima andrà direttamente in paradiso grazie all'indulgenza? Sì, a due condizioni però, perché l'indulgenza plenaria richiede una condizione interiore da parte di chi la acquista, che solo Dio può sapere se c'è oppure no, con perfezione. Cioè il distacco dell'anima, il distacco affettivo dell'anima dal peccato anche veniale. Quindi questa è una cosa grossa. Quando questo non accadesse, l'indulgenza arriva come parziale. Poi bisogna vedere se la divina volontà e la divina giustizia non si riservano in ogni caso di non far pervenire ad un defunto integra un'indulgenza plenaria per motivazioni legate ad esigenze di giustizia e della sua purificazione. Ecco, quindi non è un atto contrario alla fede dire, vabbè, riprendere un'altra indulgenza plenaria per uno stesso defunto, proprio perché non possiamo sapere né se in noi che lo riceviamo ci siano le condizioni di poterla ricevere, sia se in coloro a cui sono dirette c'erano quelle disposizioni che fanno consentire a Dio la trasmissione di questa indulgenza così sic et simpliciter. Ecco, miei pareri personali questi, eh.
Venga il tuo regno. Ave Maria, Leonardo potrebbe cortesemente riprendere la meditazione di stamattina specificando quando gli appoggi umani possono diventare pericolosi, magari facendo qualche esempio in più. Gli appoggi umani sono sempre pericolosi, d'accordo? Cioè, noi capiamo quando ci stiamo appoggiando su qualcuno, quando ci appoggiamo su qualcuno, quindi quando dinanzi a una difficoltà, dinanzi a un problema, dinanzi a qualche cosa, anziché ricorrere a colui a cui dobbiamo ricorrere, cerchiamo un appoggio, una consolazione, un conforto, uno sfogo in qualche creatura. Gli esempi possono essere assolutamente più disparati di questo mondo, insomma, no? Anche molti sacerdoti o confessori o padri spirituali vengono utilizzati in questo modo e Gesù non vuole che siano utilizzati in questo modo, e ne parla in più di qualche circostanza anche negli scritti di Luisa. Angel Care 17, per favore, può spiegarci come mai c'è differenza del testo dei Salmi nella liturgia delle ore e quello presente nel Sinodo del Vaticano? Ho notato che tale differenza persiste anche in latino, perché ci sono delle traduzioni differenti. In italiano, adesso bisogna vedere se sul sito del Vaticano hanno già caricato l'ultima traduzione della CE, che è quella del 2008, perché nella versione corrente, ancora in giro nei testi della liturgia delle ore, c'è la traduzione del 74, se non vado errato, e quindi c'è discrepanza. Così i testi latini, ci sono i testi della Vulgata, ancora in giro, e poi ci sono i testi e di altre traduzioni più recenti dei testi latini. Uno famoso, che per esempio fu in auge anche con il breviario antico, fu quello del Cardinal Bea. E quindi quando ci sono altre traduzioni è evidente che si trovano delle difformità, delle discrasie in qualche particolare dei testi. Allora, tempo quasi scaduto, tra poco Instagram ci manda il messaggio che ci toglie la parola, andiamo avanti fino a quando non compare. Una volta un sacerdote mi disse che essere perfettino non va bene. Io purtroppo a volte tendo ad essere perfettino, cosa significa? Perché non va bene? Perfettino generalmente è un pochino dispregiativo delle anime che sono un pochino disordinatamente fissate, ecco, mi si perdoni il termine, insomma, non vorrei essere offensivo. E su qualche, come dire, dettaglio o cosa non particolarmente importante. Ecco, tendere invece alla perfezione della vita cristiana, anche perfezione, perfezione, quindi una perfezione grande, è certamente una virtù. Righi 2905-2007. Ciao Donato, ti ricordi di me? Ci manchi. Non vedo bene la foto, per cui con tutte le persone che conosco, mi dispiace, Ricky, ma in questo momento non riesco a identificarti. Lucia Franco, fare dire per un anno intero le messe gregoriane si libera l'anima di mamma e di mia sorella. Le messe gregoriane di per sé, un ciclo di messe gregoriane all'indulgenza plenaria. Vale il discorso che ho già fatto precedentemente, però, per quanto riguarda poi l'applicazione che la Divina Giustizia consente di queste cose. Felice Papalia, come si può aiutare una persona che riceve la Santa Comunione in stato di peccato mortale, divorziata e recentemente risposata in comune? Beh, questa persona bisogna dire che non è lecito, a meno che non vivano in perfetta castità, accostarsi alla Santa Comunione, come la tuttora vigente disciplina della Chiesa, ribadita da Amoris Laetitia di Papa Francesco, dispone. Ecco. Me lo chiedo pure io, denti, pane, confessione, non capisco che significa. Chi ha il pane non ha i denti, non sa del gioco dell'avversario. Ecco, e facevo dice chi cerca trova, certamente. Ah, sono Riccardo Ministranti, Ricchi 2905-2007, ma Riccardo di Santa Maria Goretti, punto interrogativo, Riccardo Patria? Vabbè, qui stiamo scendendo sul privato. Pelagia, buonasera, Edoardo, un'altra domanda, se una donna che sta in paradiso viene a sapere che un suo caro va all'inferno, soffre assolutamente? No,
perché in paradiso non c'è nessuna sofferenza per le eventuali anime dei familiari che si sono dannate, perché chi si danna soltanto per colpa propria. E questo non causa alcun dolore a chi ha raggiunto la visione beatifica. Ci sono 28 secondi di tempo ancora. Le prossime domande la prossima volta, ragazzi. Spero che sia andato tutto bene. E ci vediamo se ti vuole la settimana prossima. E non so se sia utile fare di nuovo un post di riscontro. Comunque mi sembra che le cose stiano abbastanza bene. Eventualmente scrivetemi in privato. La mia benedizione a tutti. Santa notte.